ottimi ricordi, questo era l'hashtag di stasera. Allora, fatemi andare per l'ultima volta a Grosseto. Valentina, chi c'è? Elena, con te o chiaro? Sempre Elena. Allora, vediamo qua se vogliamo fare qualcosa, porca la puttana. Va bene. Allora, io, a prescindere che non sono del Movimento 5 Stelle, io sono anarchico, quindi se il Movimento 5 Stelle avesse scelto la televisione per affermarsi, oggi sarebbe allo zero, qualcosa per cento. Partecipare ai talk show come questo fa perdere voti e credibilità non solo ai presenti, ma all'intero movimento. Nei talk show il dibattito avviene con conduttori di lungo corso, come Formiglie, un cretino, e con le mummie solidificate, queste due, uno del PDL e l'altro PD-L, stessa cosa, degli stessi partiti. C'è l'omologazione con il passato, cioè la Democrazia Cristiana. Che senso ha confrontarsi con queste persone di poco conto in prima serata? Più che spiegarlo e ribadirlo non posso fare. Comunque, chi partecipa ai talk show deve sapere che d'ora in poi sarà una scelta di campo. Alle politiche, inventiamoci qualcosa, perché dobbiamo arrivare a coinvolgere tutti quelli che non usano la rete, mentre la TV fa loro il lavaggio del cervello. Troppo comodo fare monologhi senza dibattito confronto. La democrazia è confronto di idee. Non la si pratica solo dove fa comodo o dove conviene. È democrazia anche rispettare chi non la pensa come te. Del tutto inutile confrontarsi nei teatrini delle marionette con quei pezzi di modernariato che nessuno vuole più. I talk show sono alla frutta, ci pregano, ci supplicano di aiutarli a non morire nutrendosi delle nostre carni, delle carni adesso delle operaie dell'ex Mobra. Sono come le sirene di Ulisse, fantastiche, bellissime, impossibili resistervi, i talk show. Ma lui lo sapeva, Ulisse lo sapeva, e ricordate che fece Ulisse? Si legò. Un consiglio da un nessuno come me, come Ulisse, che faccio a tutti i ragazzi e ragazze del Movimento 5 Stelle: legatevi, non andate. Non vi serviranno le televisioni per prendere più voti. Dobbiamo spegnere le televisioni e con umiltà unirci, lavorare e studiare. Ognuno di noi, il nostro media è internet, è la nostra fortuna. Loro non lo capiscono. Che meraviglia. Non perdiamo tempo. Ci hanno rubato il futuro e ora ce lo riprendiamo. Sono una diretta emanazione dei partiti di maggioranza. Ci sono bidoni vuoti come Ivan Scalfarotto o Lara Comi ieri sera a Piazza Pulita, capaci solo di denigrare l'intero gruppo del Movimento 5 Stelle sulla base di una menzogna, dove qui un ragazzo che ha votato il Movimento 5 Stelle è stato aggredito da quel coglione di Formigli,
togliendo il microfono in modo poco civile. Allora, le operaie qui che in modo patetico cercano di manifestare i loro diritti sono false, sono palesemente false. Vedete, per esempio, donne così truccate, ben truccate, con tanto di occhiali all'ultimo grido, firmati, con anelli alle dita della loro volta, anche curate, ben laccate. Guardatele bene se queste donne sono a un teatro oppure a una fabbrica. Forse questo da evidenziare, che prima di fare la trasmissione saranno state dal parrucchiere, dal truccatore, truccatrice, no? Che cazzo, davanti alla televisione, no? L'apparire per queste donne vale moltissimo, la televisione questo fa, non fare nient'altro, cioè mettersi in pasto a quei deficienti come Lara Comi, Ivan Scalfarotto. When I spark the Marley, give thanks and praise like Rastafari. Sitting under palm trees, sipping on donkey, listening to R&B. Let me ride that donkey, I'm wonky, never off it, right on target, the center. Dope since I hopped out of the placenta, running Victor. Any bet I enter, I'm the winner. I asked your girl what's for dinner, then I run in the abdomen. I smack her ribs, motorboat, both hands grabbing it. I'll be up on my biz, check the rollie, it's no time. But 6 minutes, I will app 6 minutes to showtime. Adesso questa Elena si sgama da sola, ringraziando la televisione, cioè una che vota Movimento 5 Stelle ringrazia la trasmissione. Mi rivolgo innanzitutto, buonasera a tutto lo studio e grazie alla trasmissione che ci sta dando la possibilità di far conoscere il nostro problema. Provo a ricordarlo per l'ennesima volta. Naturalmente si può discutere se presentarsi in TV sia o meno opportuno, se i giornalisti siano o meno trasparenti, se chi ci va abbia o meno cose da dire. Mi chiedo però perché si debba andare in TV. I politici vanno in TV unicamente per propaganda. La TV non è il luogo del confronto politico, quello semmai è il Parlamento, e nemmeno il luogo del confronto con il cittadino. La TV è a senso unico, il cittadino ascolta passivamente, in modo totalitario. A me pare che il Movimento 5 Stelle sia un'altra cosa. Non deve propagandare nulla, perché i suoi portavoce non fanno altro che portare nelle istituzioni la voce e le idee dei cittadini. E questo altrove è la rete. Questo altrove è la rete. Lo ripeto, questo altrove è la rete. Il castello di carte sta già oscillando. Non c'è alcun modo indolore per evitarne il crollo. Tutto quello che possiamo fare è informarci l'un l'altro su quello che sta realmente accadendo e prepararci per circostanze davvero straordinarie.